Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Intanto buonasera, tre cose e così la facciamo veloce. La prima è che ho conosciuto con grande piacere il presidente di Ravenna la scorsa partita, gara 2 a Bologna, e gli avevo fatto i miei complimenti per quello che aveva insieme ai suoi collaboratori costruito, e lui con grande senso della realtà mi ha detto: guarda, è molto difficile perché Ravenna è un posto di volley e quindi non è facile costruire quello che stiamo cercando di costruire. E facendo l'in bocca al lupo ai nostri avversari, che sono stati avversari di grande livello e anche stasera l'avete visto, facendo i complimenti più convinti e più sinceri ad Antimo, che lo posso confermare, ma tanto l'avevo già detto 70 volte, io ho votato come migliore allenatore del campionato di A2, facendo i complimenti a tutta la squadra e a tutta la società, volevo dire al presidente che anche Trento era un posto di volley. E mi sembra che con la passione e con la competenza sia diventato anche un posto di basket. Ora non so come sta andando la partita fra Trento e Milano. È finito. Bene, quindi io il mio in bocca al lupo e il mio augurio è che possano fare lo stesso tipo di percorso, perché è un posto dove sicuramente si lavora bene, perché altrimenti non ci sarebbe la possibilità di ottenere questi risultati, di dare questa qualità al lavoro, e quindi il mio augurio è che possano fare un percorso simile in un anno, in due anni, in 10 anni, in 15 anni, non lo so, spero non in 15 anni, però ecco, il mio augurio è che possano ripercorrere la strada di un'altra città che era una città di volley e è diventata una città di basket, che stasera si gode la finale per lo scudetto. La seconda cosa è la dedica, e la dedica va a Lorenzo Penna, Tommaso Xilia, Alessandro Paiola e Danilo Petrovic, perché si meritano tutti e quattro di godere per la prima volta nella loro carriera il raggiungimento di un bell'obiettivo che è una finale. E pur con le difficoltà del momento, con le difficoltà dell'ultimo periodo, credo che avranno la capacità di godersi questo momento, pur avendo vissuto delle situazioni non semplici nell'ultimo periodo. Quindi la dedica è a loro quattro. E poi l'ultima cosa, velocissimamente, siamo in finale e non era scontato, perché questo è un campionato durissimo, non regala niente a nessuno, tutto quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto con le nostre mani, e quindi essere arrivati a giocare l'ultima partita del campionato, perché giocheremo sicuramente l'ultima partita di questo campionato 2016-2017, sperando di godere, ma in ogni modo giocheremo l'ultima partita di questo campionato, non era un obiettivo così scontato, e averlo raggiunto significa che il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti, a partire dalla società, a scendere alla squadra, a tutto lo staff e soprattutto a tutta quella gente che anche stasera avete visto, e anche il fatto che tutta questa gente stasera fosse qua, non era scontato all'inizio della stagione. Quindi direi che in mezzo a questi 10 mesi di lavoro ci sono stati tanti piccoli step che ogni volta sono stati superati con la passione, l'entusiasmo e il desiderio di lasciare la maglia che portiamo addosso, come diciamo fra di noi, in un posto migliore rispetto a quando l'abbiamo trovata. E quindi questo sarà il nostro obiettivo finale, sperando che il posto migliore possa essere chiaramente riportare la Virtus in A1. In ogni modo credo che questa maglia già oggi sia in un cassetto diciamo più alto e migliore rispetto al cassetto nel quale in fondo, come si dice a Livorno, al canterale, il canterale sarebbe il comò, l'abbiamo trovata in fondo al canterale e pian piano l'abbiamo messa fino al primo cassetto, adesso ci piacerebbe tirarla fuori e magari anche dal punto di vista sportivo lasciarla
in un posto ancora migliore rispetto a quello che dove si trova adesso. Queste sono le mie tre considerazioni, sono qui per rispondere, ma non credo ci sia molto da dover dire di più, ecco. Domande? Una curiosità, visto che siete rientrati praticamente a due minuti dall'inizio del secondo tempo, il primo qui era uscito poco, ci ha detto all'intervallo più riportabile. Sai, ma no, di riportabile tutto, perché non... Io diffido molto di quelli che si mettono il cappello di Mago Berlino e la bacchetta magica in mano. La squadra è una squadra vera, non abbiamo mai fatto canestro nel primo tempo, abbiamo anche ci siamo anche innervositi per il fatto di non fare mai canestro e magari abbiamo anche forzato qualcosa in più rispetto a quello che solitamente facciamo. La nostra difesa è stata buona anche nel primo tempo e il divario finale è stato legato forse al fatto che eravamo un po' depressi, dal fatto di non riuscire a trovare le nostre cose in attacco e dal fatto che negli ultimi secondi ci siamo fatti battere qualche volta di troppo in situazioni di uno contro uno. Il secondo tempo abbiamo fatto una partita da squadra vera e quindi un grande merito a chi ha giocato e un grande merito a chi ha raggiunto questo obiettivo, che sono quei 12-13, perché siamo 13, che dal primo giorno sono qua, che si sbattono e scancherano per cercare di fare il meglio possibile. Che vorresti in finale? No, onestamente non ho preferenze, non ho veramente nessun tipo di preferenza. Spero siano più stanchi possibile, quello sì, ma chiunque sarà un avversario di grande valore, così come è stato questo un avversario di grande valore, è stato un avversario di grande valore Roseto, è stato un avversario di grande valore Casale. Per piegarli ci è voluto carattere, determinazione, qualità. Abbiamo vinto 5 partite in trasferta, non si vincono 5 partite in trasferta se non si hanno queste qualità. Abbiamo battuto grandi avversari e adesso sfideremo l'avversario più forte in fondo a questo cammino, ripeto, con tutto l'orgoglio di chi in ogni modo comunque vada a finire e giocherà l'ultima partita di questo campionato. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.